piattaforma Associazione Svizzera dei Pazienti Epatologici Swiss HEPA. Oggi con una presentazione del professor Andrea De Gottardi. È medico co-capo di gastroenterologia ed epatologia dell'ospedale cantonale di Lucerna. La presentazione tratta il tema dell'epatite B e dell'epatite D come coinfezione con l'epatite B. Un caloroso benvenuto al professor De Gottardi. Grazie mille per la presentazione. Ora condivido lo schermo. Vi parlo in questi prossimi minuti della combinazione dell'epatite B e dell'epatite D. Si tratta di un tema importante. Come sapete, l'epatite B è un'infezione soprattutto del fegato, anche se il virus si può muovere nei linfonodi e in altre parti del corpo. È un'infezione che può svilupparsi in maniera acuta e lo fa in maniera molto diversa nel bambino o nell'adulto. Nel bambino passa quasi inosservata, senza sintomi, però diventa cronica in una importante proporzione di casi, mentre nell'adulto di solito è sintomatica, però guarisce in un numero importante di casi. Si parla di più del 95% dei casi. La rilevanza dell'epatite B è legata alle complicazioni che si possono sviluppare, come per esempio la fibrosi del fegato, una cicatrizzazione del fegato che porta poi alla cirrosi, allo sviluppo di un carcinoma epatocellulare, cioè il cancro del fegato. E poi è anche importante perché la presenza del virus dell'epatite B può associarsi alla presenza del virus dell'epatite D, che è una sorta di parassita, come vi mostrerò in seguito. Ci sono a livello mondiale circa 1,5 milioni di nuove infezioni da epatite B all'anno e la mortalità di questa infezione è piuttosto rilevante. Vedete in questo schema la prevalenza dell'infezione dell'epatite B, che è particolarmente alta in Asia, vedete i colori scuri riguardano la Mongolia e il sud-est asiatico, in Africa, in parte in America Latina, ed è importante anche sottolineare che in Europa il colore è grigio chiaro, a testimoniare di una prevalenza più bassa del virus, che è stimato attorno o a meno del 2% della popolazione. In Svizzera siamo ben al di sotto del 2%, si stima che la prevalenza possa essere attorno al 0,5%, e vedete che la distribuzione del virus non è omogenea, ma si concentra su certi gruppi a rischio, come per esempio nelle prigioni o nel personale medico o nelle persone che fanno uso di droghe per via endovenosa, nelle popolazioni migratorie, eccetera. E questo è dovuto alle modalità di trasmissione del virus che vediamo qui. Si tratta principalmente di una malattia che può essere trasmessa per via sessuale oppure per contatto con il sangue attraverso procedure come possono essere dei tatuaggi, dei trattamenti dentari, delle iniezioni o delle operazioni chirurgiche effettuate in condizioni igieniche non adeguate, oppure c'è anche la trasmissione dalla madre al bambino, che oggi però possiamo prevenire molto molto bene grazie a delle semplici misure. L'evoluzione dell'epatite B, come ho già menzionato prima, può essere molto differente a dipendenza del fatto che l'infezione si manifesta nel bambino oppure nell'adulto. Nel bambino diventa spesso cronica, mentre nell'adulto il virus viene eliminato molto frequentemente. In quei pazienti però dove il virus non viene eliminato c'è un certo rischio, che è stimato fino al 40% di sviluppo di una cirrosi, e una buona parte di questi pazienti possono anche poi sviluppare un carcinoma
ipatocellulare. Da sottolineare che spesso questa infezione è completamente asintomatica e quindi va cercata non tanto in pazienti che presentano sintomi, ma in pazienti che presentano rischi di essere entrati in contatto con questo virus, quindi l'importanza dei gruppi a rischio. Per quanto riguarda la diagnosi, ci sono due valori di laboratorio che ci aiutano a rispondere a due domande fondamentali. La prima è se c'è stato un contatto tra paziente e virus. E questo contatto viene confermato dalla presenza degli anticorpi anti-HBC, C come contatto. E poi la seconda domanda è se c'è stato questo contatto, il paziente è riuscito o no a eliminare il virus, e se è riuscito, allora gli anticorpi anti-HBS saranno positivi. Ci sono poi altre, ovviamente, altri parametri o valori che vengono controllati, che però non sono rilevanti per la presentazione di oggi. La diagnosi ci permette di distinguere due grossi tipi di epatiti, le cosiddette HBe antigene positive e le HBe antigene negative. La rilevanza di questa presentazione sono tre fattori che sono la quantità di DNA, e cioè la quantità, quell'indicatore che ci dice se la replicazione virale è alta o bassa, le transaminasi sotto forma di ALT che ci dicono se l'infiammazione nel fegato è rilevante oppure no, e poi la presenza di una malattia epatica rilevante in termini di fibrosi. Questi tre criteri sono importanti perché ci aiutano a decidere se un paziente ha bisogno di un trattamento oppure no. Ovviamente il trattamento principale è la prevenzione, e la prevenzione si può fare benissimo grazie alla disponibilità di un vaccino che è raccomandato sia nei giovani che negli adulti. Questo vaccino protegge praticamente in maniera universale, però bisogna farlo. Il problema del vaccino è che non è ancora diffuso, soprattutto là dove la prevalenza della malattia è più alta. Come ho menzionato prima, l'evoluzione dell'epatite B può essere caratterizzata da una fibrosi e da un carcinoma epatocellulare. Ci sono dei metodi diagnostici che ci aiutano a valutare lo stadio della malattia, come per esempio la biopsia epatica, come per esempio le immagini prodotte da un TAC o da una risonanza magnetica, oppure la cosiddetta elastografia, fatta con il fibroscan o con un apparecchio particolare, un ecografo particolare, e questo ci indica il grado di fibrosi all'interno del fegato. Come detto, il trattamento non è indicato per tutti i pazienti che hanno un'infezione B, è indicato per quei pazienti che sono a rischio di sviluppare una fibrosi importante, che quindi poi rappresenta un rischio, tra le altre cose, anche di epatocarcinoma. Questi pazienti sono i pazienti con una replicazione virale elevata, quindi con un DNA elevato a più di 2000 unità per millilitro. Sono i pazienti con delle transaminasi aumentate e sono i pazienti con una fibrosi già a uno stadio relativamente avanzato. Questi pazienti vanno discussi per un trattamento. E i trattamenti che abbiamo a disposizione sono di duplice natura per quanto riguarda l'epatite B. Da un lato abbiamo l'interferone pegilato, che è una sostanza che si inietta durante una volta alla settimana per 48 settimane, è piuttosto efficace, ma è anche associato alla presenza di importanti effetti secondari, e a causa di questo lo usiamo relativamente raramente. Dei medicamenti che sono utilizzati molto più frequente sono dei medicamenti orali, come il tenofovir o l'entecavir, sono dei medicamenti che bloccano la replicazione virale ma non eliminano il virus. Una delle caratteristiche di questo
di questo trattamento è che non è di una durata limitata come lo è il trattamento dell'interferone a 48 settimane. Una volta che si inizia questo trattamento, si deve continuare in principio a lungo termine. E si deve continuare per evitare appunto le complicazioni dell'epatite B, che sono notoriamente la cirrosi, che è caratterizzata da una serie di noduli di rigenerazione, e fra questi noduli di rigenerazione si può anche formare un epatocarcinoma, cioè il cancro del fegato, e questo va identificato il più presto possibile perché si può trattare. Un altro aspetto importante dell'epatite B è che l'epatite B offre un terreno di sviluppo per un altro virus che si chiama il virus dell'epatite D. Allora, il virus dell'epatite D è un virus molto più semplice nella sua struttura che quello dell'epatite B, e la caratteristica essenziale è che il virus dell'epatite D ha bisogno di una parte del virus dell'epatite B per poter sopravvivere. Questa parte si chiama l'antigene HBS, cioè senza antigene HBS il virus dell'epatite D non può sopravvivere. Quindi un'epatite B può complicarsi dalla presenza di un'epatite D, e viceversa, un'epatite D non può esistere da sola senza l'epatite B. Interessante sapere, e importante, è che la vaccinazione contro l'epatite B protegge automaticamente anche contro l'epatite D. I modi di trasmissione sono praticamente uguali per le due infezioni, e uno degli aspetti importanti è che quando abbiamo i due virus insieme, l'evoluzione verso la fibrosi e la cirrosi, l'evoluzione verso il cancro del fegato è molto più rapida rispetto alla presenza del virus dell'epatite B da solo. Come detto, qui vediamo alcune caratteristiche importanti. Sottolineo ancora che la coinfezione è più pericolosa e più dannosa rispetto alla monoinfezione. L'epatite D è rara e quindi va cercata. Si stima che dal 2 al 50% dei pazienti con un'epatite B siano coinfettati anche con il virus dell'epatite D. Ci sono degli hotspot, se volete, che sono particolarmente a rischio: la popolazione in Mongolia, in Moldavia, alcuni paesi dell'Africa centrale e occidentale, alcuni gruppi a rischio, in particolare le persone che fanno uso di droghe per via endovenosa. E questo bacino di pazienti è stimato ad essere più di 12 milioni, quindi un'infezione a livello globale sicuramente rilevante. Il trattamento dell'epatite D è in buona parte diverso, perché i medicamenti orali contro il virus dell'epatite B non sono attivi, o lo sono pochissimi, contro il virus dell'epatite D. Ci sono dei dati che indicano una certa efficacia dell'interferone, però da solo l'interferone non è molto efficace. Qui vedete il ciclo replicativo del virus dell'epatite D. Il virus entra attraverso una molecola che si chiama NTCP, che è la molecola che permette agli acidi biliari di entrare nel fegato. Questa molecola viene bloccata da una sostanza che si chiama bulevirtide. Ci sono però anche altri meccanismi, come per esempio la prenilazione, che permette alle particole virali all'interno della cellula del fegato di assemblarsi. La prenilazione viene bloccata da un altro medicamento che si chiama lonafarnib, e poi c'è un'ulteriore possibilità terapeutica con i cosiddetti nucleic acid polymers, che blocca sia l'entrata che l'uscita del virus dalla cellula, e quindi ne rallenta la replicazione. In clinica il bulevirtide è uno dei medicamenti più avanzati, e vedete qui in conclusione i risultati di uno studio che è stato pubblicato molto recentemente, che
mette in evidenza come un trattamento di 48 settimane con interferone in associazione con questo medicamento che si chiama Bulevirtide ha portato ad una eliminazione virale fino al 46% dei pazienti. Quindi risultati molto incoraggianti da un lato, dall'altro vedete nel pannello inferiore rosa la incidenza di effetti secondari importanti nei pazienti trattati con solo Bulevirtide, e vedete che c'è una differenza enorme per quanto riguarda l'incidenza di effetti secondari che sono principalmente dovuti all'interferone. Quindi qui ci sarà ancora del lavoro da fare per migliorare la tollerabilità del trattamento. Quindi, riassumendo quello che vorrei condividere in questa presentazione è che principalmente l'epatite B cronica può portare alla cirrosi e al carcinoma epatocellulare. L'infezione con l'epatite dal virus dell'epatite D non può avvenire senza il virus dell'epatite B, però quando questi virus sono presenti insieme l'evoluzione è molto più severa. È quindi molto importante cercare il virus dell'epatite D nei pazienti che hanno un'epatite B cronica. E poi per quanto riguarda il trattamento, anzitutto la prevenzione con la vaccinazione dell'epatite B da una parte e dall'altra i trattamenti di cui vi ho parlato prima, che cominciano a dare dei risultati molto incoraggianti e che potranno essere utilizzati in un futuro molto prossimo. Ecco, con questo termino la presentazione, vi ringrazio molto per l'attenzione, sono a disposizione per eventuali domande. Grazie per l'interessante e istruttiva presentazione sull'epatite B e sull'epatite D come coinfezione con l'epatite B e per il suo impegno personale. Grazie, professor De Gottardi. Grazie a voi.